Ciao ragazze e ciao ragazzi, benvenuti o bentornati sul mio canale, io sono Silvia e oggi, nuovo video. Ragazzuoli, oggi videino fuori programma. Come promesso e come mi avete anche richiesto, cercherò di farvi compagnia con qualche video in questo periodo davvero difficile, come saprete. Come al solito vi ricordo che se vi va potete seguirmi su Instagram, detto questo, sigla, e poi ci diamo dentro col video. Oggi, ragazzi e ragazze, con questo video torno un po' agli albori, perché in questi giorni sono successe davvero tante novità riguardo la ex love story tra Anima e Sabrina. Ho già fatto un video a riguardo, ma sono qui per farne un ulteriore, perché Anima ha deciso di pubblicare un lungo sfogo su Twitter attraverso davvero numerosi tweet. E vi chiederete: ma come mai Anima ha dato sfogo a questi fatti se erano ancora segreti? Secondo ciò che dice lo youtuber, non riesce più a sopportare chi gli scrive commenti del tipo: sì, ma questa cosa che sei super felice e sereno quando qualche mese fa stavi a pezzi, non ce la beviamo. Secondo me, fingi. Stai ancora male per la Sabri. Dinanzi a queste parole, Anima fa una Instagram Stories abbastanza incazzatello, in cui in pratica dice: ma la smettete di dire fregnacce? Non è così, sono stato male, l'ho fatto vedere, ma adesso mi sono ripreso. Se mi sono ripreso prima di tantissime altre persone, prendete spunto da me al posto di dire che fingo di stare bene. A questo punto la palla passa a Sabrina, che rispondendo a dei suoi follower su Instagram, sostiene che lei e la sua nuova fiamma, ossia Pika Palindromo, si siano messi insieme proprio la vigilia di Natale. Ma se così fosse, Sabrina di fatto, Sasha, mica l'ha tradito. A questo punto immagino che a Sasha sia iniziato a girare un tantinello il tortello e quindi è dato via una vera divina commedia su Twitter, vi giuro, saranno almeno una cinquantina di tweet. Sappiate che non starò qui a leggerveli tutti perché altrimenti questo video finisce tra 6 anni, ma ve li mostrerò spiegando cosa stia intendendo Sasha? A parte per qualche tweet a cui voglio sicuramente dare maggior peso. A questo punto ricostruiamo la decadenza della storia d'amore tra questi due amatissimi youtuber. C'è da dire che in questo caso Anima parte abbastanza bene. Nel primo tweet di base dice questo: il fatto che io voglio andare a spiegare in modo più dettagliato determinate situazioni non significa assolutamente che voglio insultare. Sasha dice di non soffermarsi tanto sul chi o sul che cosa, ma sull'argomento in sé. E fin qui, ragazzi, tutto bene. Dopodiché Sasha ci ricorda che probabilmente ha preso la bastonata più forte della sua vita. Dice che ha dovuto lottare contro se stesso per non scrivere nulla sui social e che comunque si è sentito abbandonato ed è stato davvero molto molto male. Dopo 3 settimane dalla rottura, quanto ci dice Sasha, Sabrina gli teneva nascosto tutto. Sasha dice che era ancora lì ad illudersi, pensando che se col tempo il sentimento si era andato a deteriorare, avrebbero comunque potuto rimanere amici. Nonostante il modo davvero brutto in cui è stato lasciato, era comunque pronto a mantenere un legame di amicizia per quanto possibile. E qui, ragazzi, arriva un altro tweet che vi voglio leggere perché secondo me è davvero davvero assurdo. Come sono stato lasciato? Mi direte voi. Quali motivazioni ci saranno mai state? Ti ho lasciato perché? Giochi troppo a Fortnite? 30%. Odio tua mamma, 50%. Tante cose non andavano da tempo, tra parentesi, senza dire esattamente cosa, 20%. Assurdo, vero? Mi ha anche fatto le percentuali. Ora, stando a quello che dice Sasha, Sabrina ha gestito malissimo anche il modo in cui ha messo fine a questa relazione. Perdonatemi, ma io neanche a 16 anni, se volevo mollare il fidanzato, lo facevo tramite un messaggio in cui spiegavo quali erano i vari problemi presenti nella coppia, infilandoci poi pure le percentuali che non guastano. Anche no. Ma vabbè, andiamo avanti. Anima continua il suo sfogo dicendo che aveva anche diminuito le ore di lavoro per poter starle più vicino, passare più momenti con lei. Avevano anche ripreso a mangiare insieme, e tra parentesi, questa cosa la capisco perché anche io stessa faccio fatica a cenare con i miei genitori. Comunque Sasha sostiene che avevano iniziato ad andare in palestra assieme, ma Anima cosa dice? Anima dice: nonostante io usassi il mio tempo libero con Sabrina, Sabrina invece il suo tempo libero lo usava per stare con i suoi amici. E poi, ragazzi, preparatevi perché qui, secondo me, si inizia a toccare l'assurdo. Anima scrive: per un anno intero mi menava le scatole contro mia madre. Tua madre fa questo? Tua madre fa quello? Dì a tua madre di smettere. Ancora adesso, tra parentesi, ho gli screen, offende mia madre dicendo: poverino Sasha, chi ha una madre del genere? Mia madre non fa parte della coppia. Altro tweet. Mia madre è mia madre. La relazione è una relazione. Se avessi avuto problemi con i suoi genitori, non li avrei calcolati e basta. A lei invece non va bene. Lei è una prima donna. Deve stare sopra tutti, in ogni situazione.
Chiedete a chiunque la conosce se non è così. In ogni caso, prima donna o meno, Sabrina io non la conosco, quindi non posso sapere se sia una prima donna oppure no. Oltretutto, in questo caso mi sento di dire questo. So quanto siano presenti ancora genitori che minano le relazioni dei figli, anche quando sono belli cresciuti. Credo sia assurda questa cosa, in quanto quando metti al mondo un figlio, il gallo, non è di tua proprietà. Non ha attaccato a sé un'etichetta di fabbrica, ok? Dal canto mio non posso dirvi se la situazione era davvero questa, perché non vivevo con loro. Ma per come Sasha racconta la situazione, il problema non era tanto sua madre, ma Sabrina, che la madre di Sasha proprio non la sopportava. E questo è un tantinello diverso. Marima continua ricollegandosi a qualche tweet precedente. Sostiene che dopo 3 settimane dalla rottura se la stava passando abbastanza bene. Certo, non era la persona più serena e felice del pianeta, ma stava iniziando seriamente a rimettersi in sesto. Lo sottolinea addirittura dicendo: ricorderete tutti le foto di Courmayeur? Io quelle foto le ho viste e me le ricordo perfettamente, perché quelle foto avevano fatto presumere a un sacco di fan di Anima e la Sabri che i due si stessero riavvicinando. Ma Anima ci fa sapere che in quel periodo Sabrina stava già con Pika, semplicemente ancora non gliel'aveva detto. Passa un giorno in montagna e Sabrina nota che Sasha inizia a stare semi bene e quindi decide di dirgli la verità. Insomma, gli dice che non è che l'abbia lasciato e basta, ma che sta anche frequentando un'altra persona. Nel tweet successivo Sasha ci dice: perché mai dirmelo all'apice del mio rientro, della mia sanità e felicità? Perché non prima? Beh, quando uno è perfida ed infantile, come pensate si comporti? Mi voleva ributtare giù, ma c'è riuscita solo per 2 giorni. Che sfortuna. Sasha ad un certo punto spiega anche le circostanze in cui ha scoperto questa cosa da Sabrina. Sasha dice che erano in un bar e Sabrina gliel'ha rivelato in quel momento. Lui si è alzato dicendole un qualcosa come "mi fai schifo" e se n'è andato correndo dagli altri. Una volta arrivato dagli altri, Sasha diceva che nessuno ci credeva, erano increduli a sentire quello che Sabrina aveva fatto e tutti gli sono stati vicino, tranne Sabrina. Sapete come ha agito Sabrina in questa situazione? Ha contattato Vegas, ossia Giuseppe, per dirgli: guarda che ho appena lasciato Sasha, occhio a quello che dice sui social. Insomma, Sabrina fa di tutto per proteggere con le unghie e con i denti la sua immagine. E tutti lo sappiamo benissimo, ma in questo caso ho considerato questa mossa davvero infantile. Ad un certo punto, ragazzi, mentre leggevo questi tweet, mi sono chiesta: ma siamo sicuri che queste siano persone adulte? No, perché mi sembra di leggere i dispettini che si facevano alle medie, alle superiori. Stiamo parlando di persone grandi e vaccinate, ragazzi. Non di liceali, porca vacca. Oltretutto Sasha ci fa sapere un'altra cosa. Mentre accadeva tutto questo patatraca, a quanto pare Pika ha avuto anche il coraggio di scrivergli: mi dispiace. Sono cose che capitano. E qui io mi dico: mi dispiace, sono cose che capitano? No, non sono cose che capitano se tu non le fai capitare, sai. È una tua scelta. Sasha dice che avrebbe tranquillamente potuto fare di peggio, ma si è limitato a bloccarlo. A quanto ci dice Sasha, Pika ha iniziato a definirlo come collega sui social, proprio dopo che la storia di Sabrina si era rivelata. Coincidenze? Peccato che Pika, in precedenza, Sasha lo definisse fratello. Da fratello a collega va che ci passa a mare, eh? Se le cose sono andate realmente così, dal canto mio, continuo a vedere poca limpidezza e poca onestà da parte della Sabri e di Pika. Dopodiché Sasha inizia a dire, a mio parere, cose che vanno via via sempre più sul grave. Come ad esempio sostiene che Sabrina abbia mandato totalmente a ramengo il giorno del matrimonio di sua madre andando via. Il motivo? Ce lo spiega lo stesso Sasha. A quanto pare, a fine cena, ha dimenticato di prendere 2 parenti in macchina per il ritorno in hotel. Di conseguenza, a quanto dice Sasha, Sabrina è talmente tanto delicata da averlo chiamato dicendogli: ma sei scemo? È normale che ti dimentichi dei parenti? Sasha sottolinea che di questa situazione sono stati testimoni Tudor e Surri. Sasha dal canto suo lo dice che le ha risposto anche lui in modo brutto. Ammette anche su Twitter di aver sbagliato. In questo caso torniamo un attimino a rileggere alcuni tweet. Anima dice: da prima donna che ha deciso di rovinare la festa a tutti, il giorno più importante della vita di mia madre. Con tutti i parenti miei, dello sposo, dei mates, di Tudor. Senza dire nulla è tornata a casa, lasciandomi per messaggio. Come i bambini di 8 anni. Bella la vita, eh? Anima continua nel tweet successivo. Parole belle o brutte, che ci dai peso o no, non è il modo di comportarsi. E in tutto questo la colpa sarebbe di mia madre se 6 mesi dopo mi hai lasciato tradendomi con una persona che reputavo amica? No comment.
Ecco ragazzi, su questo punto credo che siamo tutti d'accordo. Se in una coppia l'amore finisce, la storia d'amore va al capolinea, ci possono essere sicuramente varie motivazioni, numerosissime, ma spesso e volentieri le motivazioni stanno un po' nel mezzo. Trovo discutibile dare la colpa alla madre di Sasha, più che altro perché dubito che ci convivessero assieme. Quindi, insomma, la situazione presumo non fosse poi così tanto soffocante. Poi ragazzi, Sasha non contento, ecco che lancia un'altra bomba, sostenendo che mentre stava con Sabrina, Sabrina ci avrebbe provato con una ragazza nei direct di Instagram che per di più conosceva pure lui. Ovviamente sottolinea che è agli screen anche di questa situazione Sasha. E peraltro Sasha ci fa sapere che alla fine è stata proprio la ragazza che ha contattato Sabrina a rifiutare l'offerta e ad andare avanti. Principalmente, dice Sasha, per due motivi. Uno, è fidanzata. Due, non è bisex. Sasha conclude questo tweet dicendo: ma guarda un po', le persone fidanzate non vanno con altre persone. E direi che questo sia sacrosanto, ragazzi. Anche io la penso così, se sei fidanzato non vai con altre persone. Vuoi andare con altre persone? Perfetto, concludi la tua storia, chiudi quel capitolo, prendi e vai a fare tutte le tue esperienze del caso. Ma non è giusto prendere in giro le persone. Ragazzi, ora direi che è il caso di passare all'argomento animali, perché anche in questo caso ne ho lette delle belle. Anima dice che per motivi contrattuali nella nuova casa può portare solo 3 animali. Nonostante ciò ha preso comunque con sé 5 gatti. Artù, Fiamma, Woody, Buzz e Creamy. Cercando due amici che volessero animali vicino a lui, in modo che sarebbe potuto andarli a trovare quando voleva. Quindi 2 gatti sono stati affidati a degli amici e 3 sono rimasti con Sasha. Sabrina invece ha preso Zorro, Piffo, Leone, Fujiko, Mirta, Salem e Sofia. Sono tutti gatti, ragazzi, ve lo giuro. Zorro e Piffo sono dal padre di Sabrina, mentre invece Sofia doveva stare da sua nonna. In pratica, ragazzi, Sasha è incazzato come una iena perché ha scoperto che in realtà Sofia non è dalla nonna di Sabrina, ma dalla nonna di Pika a Torino. E presume sia lì da ormai 2 mesi. Giustamente Anima dice questo: io per vederla devo fare 150 km e dovrei andare in casa di un parente di una persona che non mi piace. Ecco ragazzi, questo credo sia stata una mossa da parte di Sabrina davvero ingiusta. Ma vorrei andare avanti per porre l'accento su un'altra questione, perché Anima dice: alla decisione di come spartire i gatti non è neanche stata capace di dire io tengo questa o questo. Ha fatto fare tutto a me, perché non gliene frega un cazzo dei suoi animali. Li trattava pure spesso male e ho testimoni. E non potevo mai dire nulla. E ragazzi, in questo caso qualcuno in effetti gli chiede: scusami, ma li trattava male in che senso? E quindi Sasha, tramite un altro tweet, spiega ancora meglio la situazione, che secondo me è gravissima. Gli urlava contro, li spaventava, li rincorreva incazzata nera anche solo se rovesciavano un portapenne. Sono gatti, che ti aspetti facciano? Che volino senza toccare nulla? In effetti. Odiava Artù e Fiamma, gatti inutili, diceva. Ma scusate ragazzi, mi sono persa a pezzi. Non li ha adottati lei, sti gatti? Comunque, andiamo avanti. Io ero basito, sempre a cercare di calmarla. Ecco, io resto basita per questi tweet. E se ciò fosse vero, vorrei dire solo una cosa. È inutile che adottiate 11 gatti per poi trattarli male perché fanno caos in casa. Se non volete caos in casa, compratevi un peluche che è morbido uguale. Ma evitate di far soffrire animali innocenti che non hanno fatto niente per meritarsi questi trattamenti. Andando avanti, Sasha dice anche che era solita sparlare di molti youtuber perché nessuno faceva un contenuto che a lei piacesse. E va bene, nel suo tempo libero probabilmente o si guarda i suoi video a ripetizione o guarda altro. Forse i Pokémon, visto che in un'intervista doppia ha detto che la sua serie preferita sono i Pokémon. Chi lo sa? Ma ragazzi, andiamo avanti perché mi è saltato all'occhio anche questo tweet. Minchia, mi sono dimenticato di tutti i tatuaggi che si sta togliendo, che aveva dedicato a me, usando la scusa che non sono venuti bene. Però intanto facciamone altri 75 in comune col nuovo boyfriend. Che bei valori che si insegnano di sti tempi. Ecco ragazzi, un tatuaggio non è uno scherzo. Quindi a prescindere da Sabrina, dal fatto che abbia fatto 1700 tatuaggi, chi se ne frega. Non tatuatevi mai, mai il nome della fidanzata. Non fate mai tatuaggi di coppia, perché ragazzi, se fate il tatuaggio di coppia e poi vi lasciate, il pezzo di pelle in cui avete fatto il tatuaggio ve lo vorreste scorticare. Comunque Sasha continua col suo sfogo che si sta trasformando in un libro che io intitolerei La decadenza dell'amore ai tempi dei social.
ma andiamo avanti. Vi dicevo quindi, Sasha ha detto in un tweet che Pika diceva da tempo cose del tipo: i Mets fanno solo contenuti infantili, mi chiamano solo quando hanno bisogno o quando devo stare dietro ai loro progetti. Nel frattempo però partecipava ai loro video con una grandissima nonchalance. Sasha sostiene che Pika ha pure ricevuto un viaggio in Giappone gratis. Vado a leggervi il tweet. Pensa un po' quanto facciamo cagare noi mates, un posto fisso, entra nei nostri video perché voglio fare lo youtuber, non il videomaker d'azienda, e poi mi metto pure la ragazza e mi metto il gatto del tuo ex. Toh! Boh ragazzi, io quando ho letto questo tweet ero lì così, scioccata, tipo così. Sono rimasta 10 secondi così, davanti al telefono, così proprio, con gli occhi sbarrati in questo modo. Il punto vitale, ragazzi, è che qui si sta parlando di persone adulte che, cavolo, si comportano come se fossero dei ragazzini. Io lo capisco che queste situazioni possono essere vissute prettamente da adolescenti o da ragazzi giovani. Il punto è che ho letto spesso sotto i tweet di Sasha: grazie per questa serata, ci hai fatto spillare un sacco di tè. Ecco ragazzi, è abbastanza importantino per giudicarlo semplicemente come un mero gossip. Direi che si sta trasformando in qualcosa di abbastanza peggiore. Ma se andate a leggere tra le righe di questi tweet, si può intravedere un Sasha che effettivamente non ce la faceva più. È chiaro che il ragazzo volesse liberarsi da tantissimi pesi che gli erano rimasti dentro. E alla fine, ragazzi, insomma, non riesco neanche a biasimarlo del tutto. Ma davvero, continuo a pensare che alcuni tweet poteva largamente evitarseli. Capisco la voglia di dire la verità, soprattutto quando si hanno in mano prove concrete. Ma se nel primo video pensavo hanno gestito male la situazione, qui, in questo caso, onestamente, leggendo questi tweet, pare che la situazione l'abbiano presa e calpestata facendoci pure un balletto sopra. Questo è quello che ho da dire, ragazzi. In ogni caso andiamo avanti perché arriva il giorno dopo. Sasha augura il buongiorno dicendo che la magica coppia, quindi Sabrina e Pika, sta cancellando delle prove e sta bloccando delle pagine su Instagram, proprio per nascondere il tutto. Come lo ha detto Sasha, lo dico anche io. Se le risposte che arrivano da Sabrina sono queste, è chiaro che questa situazione non verrà mai e poi mai chiarita. Principalmente perché, per quanto abbiamo appreso, Sasha ha vissuto brutte situazioni e anche degli screen come prova pratica. Ma Sabrina non dice mai di avere nessuna prova. Non tenta mai di difendersi a parole se non bloccando e impedendo alle persone di parlare. Ragazzi, sapete cosa dice un vecchio detto che io trovo sempre molto calzante in queste situazioni? Chi tace acconsente. Negli ultimi tweet, se non erro, Anima dedica questo discorso a sua madre, sostenendo che ovviamente gli ha sempre voluto bene. Spesso sua madre diceva a Sasha che c'era qualcosa che non andava, però lui le andava contro perché era molto innamorato di Sabrina. Leggendo questo sfogo apocalittico di Anima, mi pare che le cose nella relazione non andassero da un bel po'. E qui vorrei fare una riflessione. Perché non impariamo, e qui mi ci metto dentro anche io, a lasciare andare le persone con cui vediamo che non c'è più feelings? Perché mai trascinare in questo modo una storia? Lo stesso Sasha dice che ci sono stati vari periodi nella relazione con Sabrina in cui stava male, aveva continui mal di pancia, nausea, insomma non si sentiva bene. Ma adesso si è riscoperto sano come un pesce, non ha più questi problemi, non soffre più di mal di pancia, non ha più ansia, stress e tutto il resto appresso. A prescindere dalla relazione ormai giunta al termine tra Anima e Sabrina, vorrei ricordarvi una cosa molto importante, ragazzi. Pensate a voi stessi, amatevi. Cercate di sentirvi in un certo senso a posto e completi anche da soli. Se una relazione non va talmente tanto da stressarvi a questi livelli, è una relazione tossica. Siete prudenti, ve lo dice una che ci è cascata alla grande, eh. Purtroppo quando ci siete dentro è difficile uscirne. È difficile uscirne perché non capite neanche che ci siete dentro, ragazzi e ragazze. Ad un certo punto arrivi anche a pensare che la tua storia d'amore è normale che ti stressa a tal punto. Non è così. Ragazzi, mi raccomando, amatevi tanto. Amate prima voi stessi, vogliatevi bene. In questo caso occorre essere un po' egoisti. Anche se, secondo me, amare se stessi non è una forma di egoismo. Prima di imparare ad amare gli altri, è necessario imparare ad amare se stessi. Prima di stare con gli altri è necessario imparare a stare con se stessi. Detto questo, ragazzi, spero tanto che questo video possa essere stato di vostro gradimento e ci vediamo prestissimo al prossimo video. Io vi mando un bacione, mi raccomando fate i bravi, mangiate sempre le verdure, ma soprattutto ricordate che l'occhio critico vi osserva.